aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del presidente di US Aerospace Partners, Michel Roosevelt Edwards, sulla manifestazione di interesse presentata per Alitalia. Avverto che l'audizione sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Cedo dunque la parola alla Presidente per lo svolgimento della propria relazione. If you want, you can start on your speech. Yes. No, no. I'd like to convey my sincere appreciation for the opportunity. Thank you. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per la possibilità di rivolgermi a questa importante assemblea riguardo a un impegno importante che vorrebbe prendersi US Aerospace insieme al governo d'Italia per la rivitalizzazione e la possibilità di far sì che Alitalia possa tornare ad essere grande. US Aerospace ha più di 40 anni di esperienza, migliaia di dipendenti in praticamente tutti i settori del settore aerospaziale, che siano operazioni commerciali, MRO, cioè operazioni di manutenzione, trasporto merci, air cargo, formazione, la tecnologia che fa funzionare tutti questi sistemi. Abbiamo una capacità molto ampia di fare la differenza con US Aerospace come partner strategico per Alitalia. Abbiamo molti manager molto rispetto a Charlie Celli, CEO, che prima gestiva Gulfstream e McDonnell Douglas. Queste sono delle persone che hanno delle capacità ingegneristiche straordinarie, delle credenziali che sono importanti che vengono utilizzate dall'amministrazione federale dell'aviazione nella gestione di molte cose importanti nel settore aerospaziale. E abbiamo To be the Alitalia deve avere il carico più importante con la gestione corretta e con le risorse che abbiamo destinato a livello di 1,5 miliardi di dollari. Guardiamo alla possibilità di trasformare la situazione della compagnia aerea Alitalia. Possiamo dire, dal punto di vista tecnico, che abbiamo delle persone ottime anche qua in Italia, e non c'è il pericolo di eliminare gli impieghi di molte persone qui in Italia che hanno passato molto tempo a lavorare per l'Alitalia. So che questa è una cosa importante. Abbiamo una grande storia per quanto riguarda la fornitura di servizi d'aviazione al governo statunitense. Possiamo affrontare dei contratti complessi in più valute e a portata globale. Quindi, avendovi ringraziato per la possibilità di rivolgermi a voi in persona in questo impegno importante per la vostra portabandiera, do la parola a Carlo Goria, che può affrontare altre questioni tecniche. Presidente, grazie a tutti. Carlo Goria. Prego. Grazie. Il nostro business plan nasce da un inizio di analisi della compagnia aerea Alitalia circa 3 anni fa, quando l'Alitalia ha incominciato a avere problemi in questa sede a tutti perfettamente noti. La decisione al tempo fu di non intervenire nelle varie proposte di bando di gara che vi sono state nell'ultima storia di Alitalia perché l'Alitalia non era in condizione di essere recuperabile. È stato il coronavirus che ha letteralmente rimesso sul mercato in modo anche di vantaggio la compagnia aerea italiana, perché ha azzerato i gap fra l'Alitalia e i competitors mondiali, rendendo possibile un'azione forte per rendere l'Alitalia,
probabilmente una delle prime quattro compagnie del mondo in un progetto di piano consistente. Sappiamo tutti la situazione in cui si trova Lufthansa, sappiamo tutti la situazione in cui si trova Delta. Entrambe hanno bisogno di enormi aiuti di Stato, devono mettere a terra buona parte della flotta, licenziare più del 25% dei propri dipendenti e anche in questa condizione sarà interessante capire come riusciranno a restituire i fondi che i loro rispettivi stati dovranno loro dare. All'Italia non avrà questo problema con noi. Il progetto di piano si basa su 1,5 miliardi di finanziamenti già predisposti dal nostro consiglio d'amministrazione che è presieduto dalla signora Roosevelt. A regime avrà 150 aerei nel trasporto passeggeri. Abbiamo fatto tre tipi di analisi diverse. Un primo business plan basato su il doppio hub, Fiumicino e Malpensa. Un secondo progetto di piano basato totalmente su Malpensa. Un terzo progetto di piano, parlo esclusivamente di passeggeri in questo momento, basato totalmente su Fiumicino. La nostra idea strategica è che in ordine ai passeggeri l'hub deve essere unico, deve essere Fiumicino. Ovviamente questo non vuol dire che non vi sono nell'intercontinentale voli diretti dal nord Italia e dal sud Italia, intendo dire dall'estremo sud Italia, autonomi da Fiumicino, ma l'hub è un'altra cosa. La sede dell'azienda non può che essere quella che è già. Noi abbiamo aderito, come a voi tutti è noto, all'ultimo bando di gara, che è stato sospeso e attualmente è ancora sospeso, non è stato annullato, ma ad oggi, a causa della sospensione del bando di gara, non siamo stati in grado di avere accesso alla data room. Crediamo di essere perfettamente informati sulla reale situazione dall'Italia, ma perché siamo nel mercato, il mercato parla. Non abbiamo notizie dirette perché la data room a oggi non ci è stata autorizzata. Per i dati che noi abbiamo, riteniamo che saremo perfettamente in grado di arrivare a una flotta di 120 aerei nel trasporto passeggeri che manterrà totalmente il traffico domestico, stabilizzerà il traffico di medio raggio, intendo dire, capisco che in quest'aula non è necessario specificarlo, ma solamente per linguaggio, per esempio un Roma-Londra, un Roma-Francoforte, ma cercando di rovesciare la logica attuale. Oggi noi italiani andiamo da Roma a Francoforte, da Roma a Londra, da Roma a Parigi per poi prendere un aereo intercontinentale. Siamo l'Italia fuori dai giochi reali perché non ha un traffico consistente nell'intercontinentale. Siamo estremamente certi di poter invertire questo, cioè perché un italiano deve poter andare a Londra e poi prendere il British, per esempio, e non può accadere il contrario per andare da qualche parte del mondo. Il nostro progetto di piano si basa su un forte incremento nei 5 anni di piano dell'intercontinentale verso ogni direzione strategica per il sistema Italia e raddoppiare, forse anche di più, nei 5 anni di piano il numero di passeggeri in un anno portandoli intorno ai 4 milioni. Oggi vado a memoria, non vorrei dire una cosa errata e oltretutto la mia memoria, ribadisco, si basa solo ed esclusivamente su informazioni di mercato. Siamo intorno a 1,5 milioni. In ordine a questo è facilmente comprensibile che per poi arrivare, chiedo scusa, nei 5 anni di piano a 150 aeromobili nel lungo raggio, rispetto ai quali abbiamo già rapporti con i principali carrier per comprarli nuovi. Infatti il progetto si può basare solo ed esclusivamente su un completo rinnovamento il più velocemente possibile della flotta per tagliare costi e portare a costi di mercato. La nostra logica di mercato è che si debba poter viaggiare, le persone devono poter viaggiare a prezzi nettamente più competitivi a quelli che oggi siamo abituati di vedere. Perché questo? Perché sicuramente la nuova cultura che sta nascendo in ordine al modo di viaggiare vedrà una riduzione
del traffico business e contemporaneamente in ordine al traffico business un forte elevamento delle richieste in termini di standard di servizio, perché viaggeranno persone abituate a viaggiare meglio, si viaggerà meno con maggiori richieste e solamente aeromobili di ultima generazione potranno dare quei servizi a bordo che queste persone richiederanno perché vorranno poter continuare a lavorare a bordo, soprattutto in un volo di per esempio 8 ore. Per quanto riguarda il traffico leisure, cioè il traffico per turismo, sia outgoing, cioè Italia verso fuori, che incoming, il traffico verso l'Italia, che Cuba prima del coronavirus 35 milioni di passeggeri, la logica è che si deve poter muovere la famiglia. E la famiglia ragiona in termini di budget di famiglia. Se solo il viaggio costa 3.000 euro, la famiglia ha finito i soldi per poter stare fuori. Per cui solo con grande, estrema, etica attenzione negli acquisti, che permettono di tagliare costi, si potrà avere, portando in equilibrio di bilancio e poi con successo e soddisfazione per gli azionisti, la compagnia, un risultato che porti ad avere prezzi fair, prezzi adeguati alle famiglie e che conseguentemente porti a viaggiare. Il tema è fondamentalmente questo. In termini di risorse umane, sempre basandosi su dati di mercato, è evidente che non avremo problemi nei 5 anni di piano addirittura dover assumere nuovi piloti e nuovi assistenti di volo, perché oggi in Alitalia non vi sono 150 aeromobili. Egualmente, per le informazioni oggi in nostro possesso, non avremo problema nella maintenance. Per quanto riguarda il personale amministrativo, abbiamo delle idee. Certamente i numeri che abbiamo letto sui giornali in ordine agli esuberi li riteniamo estremamente eccessivi, ma fino a quando, non andando in data room e non potendo ragionare con il governo e con gli interlocutori istituzionali sulle nostre idee strategiche di rilancio, non possiamo dire cose definitive, perché diremo solamente delle opinioni. Abbiamo letto sui giornali, e con questo, signor Presidente, se vado a concludere, delle idee da parte, se non erro, sindacale in ordine a creare un agnuco che veda confluire anche gli asset e soprattutto le risorse umane di Air Italy. Come forse qualcuno in questa sala sa, io ho avuto negli anni scorsi un ruolo strategico in Air Italy, per cui che ai miei tempi si chiamava Meridiana Fly, ma credo di conoscerla bene. È facile comprendere che se le nostre informazioni sul personale viaggiante della compagnia Alitalia sono corrette e che conseguentemente nei primi 4 anni di piano una numerosità significativa nell'ordine delle centinaia di unità FTE andranno in pensione perché sono arrivate al momento in cui ci devono andare, le circa 450 persone che a noi risulta essere personale viaggiante del mondo Air Italy, noi siamo perfettamente in grado di riassorbirle completamente. Ci sarà probabilmente un problema di nuovi contratti di lavoro, ma non c'è un problema di risorse umane. Non abbiamo sufficienti informazioni su quello che c'è adesso in ordine al personale amministrativo di Air Italy, ma di nuovo anche lì ci serve un'interlocuzione istituzionale per poter comprendere e poter portare delle soluzioni. Termino solo con un dato tecnico-economico. Il progetto di piano che noi abbiamo scelto sui 5 anni vede portare al sesto semestre utile, e poi spiegherò cosa intendo dire, EBITDA e EBIT positivi. Per cui già negli ultimi 2 anni di piano la società potrà, per quanto a noi risulta dal nostro piano, poter essere autofinanziata e poter crescere. Una ultima frase e poi ho disturbato troppo. Come ognuno in questa sala sa, non voglio spiegare niente a nessuno,
Il mondo delle compagnie aeree si basa sulla summer and winter time. Questa summer, che era strategica, è persa. Noi siamo certi che il coronavirus non potrà essere un elemento che impedirà il rilancio della compagnia dalla prossima summer, ed è da quella summer che potremmo giocarci la partita, ed è da quella summer che incomincerà il vero nostro progetto strategico. Questi prossimi 6 mesi sono tattici, serviranno a incominciare a mettere a posto le cose e a risolvere le cose, ma non potranno dare impulso alla nuova Alitalia. Per quanto riguarda il cargo, siamo più indietro sul business plan perché non abbiamo dati, ma sappiamo perfettamente il ruolo di piattaforma geopolitica dell'Italia, e il nostro progetto strategico si basa su un fortissimo hub cargo in Malpensa e un fortissimo hub cargo nell'estremo sud Italia per prendere il traffico merci che proviene da ciò che c'è a sud del nostro paese. Grazie di avermi ascoltato, spero di essere stato utile. Grazie, grazie a voi. Ci sono deputati che intendono intervenire? Sì, Mule. Non ho capito, Paolo. Ecco, grazie Presidente. Buongiorno a Mr. Ruspertino, buongiorno Dottor Goria. Io ho alcune domande rispetto a quanto avete evidenziato. Capisco la vostra difficoltà che avete più volte esplicitato rispetto ai dati e quindi all'accesso alla data room. Se vi può consolare, anche noi abbiamo avuto un problema col commissario straordinario, incapace, pensate, di darci i dati sulla gestione dopo la sua nomina, quindi avete la nostra totale solidarietà. La domanda è questa: voi avete già avuto dei confronti con il management di Alitalia oppure con alcune istituzioni italiane, segnatamente il Ministero dell'Economia, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Trasporti? Qualcuno vi ha chiamato per approfondire già la vostra proposta? La seconda domanda è, a proposito della data room, è impossibile avere una virtual data room considerate le condizioni attuali che impediscono, dato il Covid, l'accesso pare immediato? Due cose: il $1.5 miliardi di dollari di cui parlate, si tratta di equity e quindi del pacchetto per rilevare totalmente all'Italia? E se nell'impegno, eventualmente, se dovesse andare a buon fine la trattativa, se voi quindi assumete l'impegno a mantenere inalterati i livelli occupazionali per almeno 5 anni o 3 anni nel vostro accordo con Alitalia, e inoltre la base del cargo nell'estremo sud, se ce la può spiegare, se può, se avete già individuato un'area in Calabria, in Sicilia o dove per avere questa base del cargo, e qualche cosa in più se riesce a darci l'indicazione sull'hub di Malpensa, che come sapete per noi italiani è fondamentale rispetto sia alla posizione geografica del nostro paese e a circa 30 milioni di italiani che gravitano su quell'area tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le altre regioni. Grazie. Scusi, prima raccogliamo le domande e poi diamo risposte. Grazie. Cantone. Grazie Presidente. Ringrazio i rappresentanti per la spiegazione di stamattina. Alcune domande le volevo porre anche al nome del mio gruppo. Lei ha parlato di una strategia per rilanciare la compagnia. Ecco, se può approfondire, magari darci qualche dettaglio specifico su come si intende aumentare il numero di passeggeri per la prossima summer, quali sono le strategie anche per recuperare le fette di mercato che adesso sono andate perse, con quali alleanze ovviamente intenderebbe crescere come piano strategico, e se avete altri investimenti in vettori europei. Grazie. Altri interventi? No? Dunque. Dottor Goria, prego. Mulera, solamente un vuoto
di memoria. Cerco di andare in ordine sulle domande. Nel mese di aprile chiedemmo attraverso una lettera un incontro con il Presidente, con la Presidenza del Consiglio, e recentemente, in stessa data in cui ci siamo permessi di disturbare questa commissione, abbiamo scritto ai ministri competenti. Da parte del Governo oggi nessuna risposta. Virtual Data Room, quando l'ultimo giorno per l'adesione al bando di gara, io personalmente nel nostro ufficio a Parioli eravamo in pieno Covid. Devo ricominciare? Le chiedo scusa. Mi ricordo quel giorno quando uscii dall'ufficio a Parioli per tornare a casa mia qua a Roma, mi sembrava di stare su Marte. Ero l'unica macchina da Parioli all'Eur dove io vivo. Fu qualcosa che non auguro ai miei figli di vivere. Per cui la Virtual Data Room la facemmo, aderemmo virtualmente e possiamo partecipare a una Virtual Data Room nel stesso modo. Sugli equity, ovvio che sono equity. Sugli FTE, sulle risorse umane, per cui full time equivalent. In termini di FTE, a regime il piano prevede assunzioni, non mantenimento degli attuali standard, ma per un fatto banale. Oggi in Alitalia, anche da fonti governative in quest'aula, non ci sono 150 aeromobili solo nei passeggeri, per cui servono piloti e assistenti di volo in più rispetto a quelli già oggi esistenti. In ordine al personale maintenance, ho già dichiarato che il numero che a noi risulta, che non so se è corretto, è adeguato per mantenere la maintenance di primo livello, cioè non la heavy maintenance, che non servirà con degli aerei nuovi. Per cui non vediamo situazione di esubero, forse di aggiornamento delle persone, ma su questo non sono in grado di rispondere perché non sono stato in una data room, ma certamente non di esubero. Oltretutto, per quello che risulta a noi, e la Presidente prima faceva notare che abbiamo una certa qual competenza nella maintenance nel mondo, le risorse umane italiane risultano estremamente brave. Per gli amministrativi, ripeto, per gli amministrativi di Alitalia, certamente oggi sono ridondanti, l'abbiamo sentito dire da tutti. Diverso è dire che ne mancano migliaia. Probabilmente parliamo di poche centinaia e probabilmente sulla maggior parte di questi, in 5 anni di piano, pensando che vi sarà un percorso verso il pensionamento naturale delle persone con un progetto serio, si possono ricollocare in vari modi. Alcune idee ce l'abbiamo. Potremmo andarle a declinare quando sappiamo di parlare di cose concrete, perché siamo stati nella stessa data room di cui parlo prima. Malpensa, mi chiedeva l'onorevole Moulet, i voli passeggeri intercontinentali e domestici di Malpensa Linate non verranno toccati, sarebbe una follia toccarli. È diverso parlare di hub. L'hub è la sede dove dormono aerei e vengono ristrutturati e mantenuti in maintenance gli aerei. Non ho parlato di traffico, ho parlato di hub. Nella prima fase di piano, salvo che il mercato abbia delle richieste specifiche consistenti in termini di flusso passeggeri, non immaginiamo significativi incrementi di rotte intercontinentali da Malpensa, ma non abbiamo in questo momento la possibilità di andare profondamente, perché abbiamo questi 6 mesi in cui vedremo come il traffico intercontinentale, fondamentalmente, perché la compagnia Alitalia, la nuova Alitalia, diventerà vincente se diventerà strategica nel lungo raggio, quali tipi di necessità avrà il mercato italiano ed europeo che vorremmo poter federare. L'onorevole Cantone, se ho capito bene, se sbaglio il nome le chiedo scusa, onorevole. Corretto, grazie. Alleanze, in questo momento, se abbiamo compreso bene dai giornali, l'attuale compagnia Alitalia è uscita da ogni alleanza. Ci sembra una scelta tatticamente ottima,
la riterremo consistente nel primo periodo di Piamo, le alleanze si fanno quando si è forti sul mercato. Prima si fanno contratti di co-sharing, perché ci si siede al tavolo quando si è dei pari con gli altri interlocutori del tavolo. Questa è la nostra ipotesi. Mercato, credo, poi se non sono stato esaustivo, aiutatemi, di aver risposto attraverso le risposte che ho dato all'onorevole Mulè. Per quanto riguarda i vettori europei, è noto a tutti che il nostro gruppo possiede la compagnia islandese WOW, l'abbiamo comprata, stavamo per lanciarla e il coronavirus, ci eravamo accorti che stava arrivando già nell'ultimo semestre del 2019, abbiamo rallentato le operazioni perché sarebbe stato poco intelligente farlo. Siamo pronti, a brevissimo entrerà nel mercato anche con delle nuove notizie di ulteriore incremento della nostra posizione in Islanda. Onorevole Cantone, prego. Sì, era una domanda che ha posto l'onorevole Mulè, su cui volevo degli approfondimenti anch'io. Riguardo il cargo nell'estremo sud del paese di cui parlava, se avete già delle idee, Sicilia o Calabria, o degli aeroporti specifici, grazie. È stata fatta, non me l'ero segnata e mi sono dimenticato di rispondere, le chiedo formalmente scusa. Parlo? Che devo fare? Mi scusi, Mulè deve intervenire di nuovo? Prego, prego. Grazie Presidente. No, dottor Goria, è esattamente questa. L'ultima domanda, proprio per chiudere il cerchio, a proposito dell'equity del 1,5 miliardi, voi avete dato disponibilità eventualmente per essere partner, diciamo, di una qualche forma di intervento statale in Alitalia, o avete una strategia standing alone dal punto di vista della proprietà della compagnia? Grazie. Prego, dottor Goria. Ah, la ringrazio, le chiedo scusa. Ribadisco, grazie Mulè, onorevole Mulè, per la domanda, mi è estremamente utile per esprimere un concetto che avevo perso, però prima affronto il cargo per rispetto dell'onorevole Cantone. L'ipotesi per il sud Italia è in Sicilia ed abbiamo un business plan assolutamente già operativo in ordine a questo. Per quanto riguarda Malpensa, il cargo Malpensa è la sede naturale come piattaforma europea del cargo, è già collegata con il trasporto su gomma perfettamente, è molto facilmente collegabile sul trasporto su ferro. Nel progetto strategico di Malpensa che fu fatto nella Prima Repubblica era presente quella necessità. Credo, se ricordo bene il progetto, mancano 3 km di strada ferrata, che non mi sembrano un grande investimento, e Malpensa diventa la base naturale per i corridoi autostradali e ferroviari europei strategici e potrà essere centrale per lo sviluppo del nord Italia economico, ma anche per lo sviluppo della logistica della parte sud dell'Europa. In ordine all'ultima domanda che l'onorevole Mulè mi ha posto, nelle lettere al governo e, se non ricordo male, anche nella lettera con cui abbiamo chiesto a questa commissione di onorarci dell'invito, noi ribadiamo con estrema forza e siamo estremamente convinti di questo, che una partecipazione del governo nella nuova azionariato, dello Stato italiano nel nuovo azionariato, stabilizza definitivamente l'Alitalia in Italia e la farà tornare a essere quella favolosa compagnia di bandiera che era quando io ero ragazzo e per prima seppe fare un Roma-Pechino. Oltre alla presenza di un azionariato istituzionale, noi vediamo con estremo interesse anche un azionariato da parte del sistema economico italiano che volesse aderire a un progetto di piano, ed ovviamente mantenendo la logica dell'etica e dell'efficienza, noi poniamo sul tavolo il nostro progetto e speriamo che qualcuno ci aiuti a migliorarlo.
Non crediamo di essere gli unici a avere la visione perfetta delle cose. E anche di questo volevamo avere il piacere di poter accennare personalmente al governo le nostre volontà. Ok, ci sono altre domande? No? Dunque vi ringraziamo per la vostra partecipazione e faremo la nostra parte per cercare di segnalare al governo quanto avvenuto oggi. Buon lavoro a tutti, buona giornata.